Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che ci siamo vendicati in nome di Carlos contro Maero. Gli abbiamo tolto qualcosa di importante, sicuramente. Beh, vediamo come prosegue la storia. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bello, bello, vestito così. I think you're being too hard on yourself. Yeah, that car crushing thing was pretty tight. Oh, don't get me wrong, I'm a fan of my work. It's just, I got so wrapped up in sending Mero a message, I never asked Jessica about the shipment. È vero. Who cares about the shipment? I do. Gli stavo offrendo il cannone. Once, and that means I'm gonna take it. All right, there's gotta be someone you can pump for information. What about Donnie? He got manhandled twice. Pretty sure he's out of the loop, if not. Questo è vero. And what about their What about their tattoo artist? Good idea. What? Good idea. What just happened? Shandy had a good idea. And what the fuck ever? She stole my... Don't be jealous, Pierce. We're all on the same team. Nah. You said before that this guy's in a band called the Feed Dogs, right? Yeah. They're playing tonight. Shouldn't be too hard to crash the show. Nice course. E non solo le uova. Pierce ci rimane sempre male, poveraccio. Okay, let's go get Matt's truck. Ah, pensavo che era Shandy, invece è la ragazza. Preleva il camion dei fuochi d'artificio. Si sta muovendo, fermi un attimo. E la macchia purtroppo è da due, quindi Pierce, tu prendi l'altra. Bravo ragazzo. Forza, forza, vieni con me Pierce, che andiamo a fare un bel po' di botti. Eccoci. Aspetta, aspetta che ora vi faccio fuori a tutti. Madonna, mi ricordo queste missioni, tipo questa missione qua in Sentro 1, che era una palla al culo, perché avevo sempre le munizioni contate, perché costavano un fottio le munizioni. Costavano veramente troppo le munizioni. E era tutto quanto, diciamo, mezzo scriptato, in sostanza, perché erano nemici contati in zone in cui c'era sempre almeno tipo un barilotto esplosivo. E praticamente se non avevi, come me, le munizioni, cosa facevi? Facevi saltare il barilotto, ovviamente. E purtroppo il furgone è da due, quindi la tipa deve lasciarla giù. Ma sono... A parte che questa non è TNT o fuochi d'artificio, sono palesemente... Sono palesemente le casse di TNT di Crash Bandicoot. Ma che tra l'altro devo usare per forza. No, Pierce, abbiamo già detto sta cosa qua della musica, no. When did you get a vagina? Yo, fuck you. Abbiamo detto che la musica no, Pierce, perché poi mi censurano. A parte che va bene tutto. Ah, ma esplodono al contatto. Ah, allora fanculo. Io continuo a lanciarli. Questi qua in moto sono un filo più difficili da prendere, purtroppo. Aspetta che ne arriva uno. You doing all right back there? Aiuto. Don't worry. Ma porca, non vedo Pierce. La telecamera. Ecco qua. Due addirittura sono riusciti a tirarne giù. Dio mio. La polizia ha fatto una brutta fine a questo giro. Proteggi il camion. Sì, io continuo a fare il mio sporco lavoro. Ah, pensavo stesse arrivando una macchina dei nostri che ci stava per aiutare, invece no. Beh, in teoria sì, è lì che ci sta aiutando, ma neanche troppo, purtroppo. Guarda. Ah, peccato. Pierce, se non ti stai zitto, giuro che ti sparo appena ci fermiamo. Why the fuck you gotta bring O'Shine? I'm the one driving the damn truck. Ecco fatto, due con un colpo. La pula dov'è? Eccola. Ok, speravo di aver colpito quel furgone nel momento esatto in cui c'era passata sopra, invece no. Non riesco a colpirti, ecco. Vai, ci penso io. Su qui, sto tizio in macchina che ci è venuto addosso adesso all'improvviso. Dio mio. Dolore. Back off. Stai buono. Statevene buoni tutti, eh. Mi raccomando, non fate cazzate.
Una superstar. Da poverino. The fuck are you talking about? Aia. Don't fuck with me, Matt. You got a lot of gear on this stage I haven't played with yet. You gotta believe me. I just tattooed the gang. They don't fill me in on what they're doing. È probabile. You winked at Mero, and you never heard him talk about a shipment with Jessica. All I heard is that it's coming in by boat. They leave me out of the loop on purpose. They were trying to keep me from getting. E vanno bene. Your friends should have tried harder. Come on, I told you everything I know. Poveraccio. Enjoy your retirement, man. Deve fare un male cane questa roba qui, eh. Hey, Shandy. You know anyone that works at the docks? Not really. Looks like you get some new friends. Mera's got a shipment coming in. Poveraccio, sto tizio. Okay, I'll take care of it. In sostanza hai detto, Shandy, vatti a scopare qualcuno al porto, per favore, ci serve. Poveracci. No, meglio, poveraccio sto qua. Alla fine era anche un socio, cioè era bravo. Corpo a corpo dei Brotherhood. È un bel corpo a corpo, un po' troppo violento, diciamo, non è il nostro stile. Preferisco quello dei Ronin, che è più marziale. Anche se Chuck mena, ovviamente. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!